È salito ad oltre 100 morti il bilancio delle proteste che insanguinano l'Iraq. Ormai le forze di sicurezza sparano contro i manifestanti nonostante il coprifuoco imposto dal premier Adel Abdul Mahdi. Le proteste, che da Baghdad sono arrivate anche al sud, sono contro il governo accusato di corruzione e contro gli alti tassi di disoccupazione, oltre che per chiedere maggiori servizi di base. I manifestanti sembrano sprovvisti di una qualsiasi leadership organizzata. Hanno raggiunto il numero più consistente da quando un anno fa Abdel Abdul Mahdi è diventato il primo ministro. L'incapacità del governo a fornire i servizi minimi essenziali non ha fatto che aumentare la rabbia e coagularla fra i gruppi etnico-religiosi. Il paese è isolato anche su internet. L'accesso alla rete è stato bloccato nei tre quarti del territorio nazionale, come deciso dai principali operatori di telefonia. Il presidente del Parlamento iracheno, Mohammed al-Albusi, ha invitato i rappresentanti dei manifestanti, che da giorni protestano, ad andare in Parlamento per discutere delle loro richieste, ma finora i cadaveri continuano ad accumularsi nelle strade.